Doveroso fare un accenno comunque a quello che sta per cambiare nel 2021, perché vogliamo dire, Mauro, che ovviamente è qualcosa che è stata approvata una norma proprio in maniera assolutamente recente. Anticipo solo un argomento, perdonatemi, che nella terza edizione, gennaio 2021, del libro Liberati da Equitalia, Agenzia delle Entrate e Riscossione, tratteremo effettivamente la transazione fiscale, le modifiche con la legge di bilancio, e ci auguriamo, perché insomma non abbiamo ancora perso le speranze, altrimenti arriverà magari in un aggiornamento successivo, di poter trattare la rottamazione quater, perché se ne stava parlando. Diciamo che poi, data la politica, bisogna vedere effettivamente quello che accadrà nei prossimi giorni, se ne stava parlando, mi sembra che sia stato un attimo accantonato perché ci sono altri argomenti di cui discutere, giusto Mauro, in questo momento? Diciamo che il collegato fiscale non sta emergendo da questa legge di stabilità, no? Perché la legge di stabilità ha tutte le misure per il paese, ma poi una parte della legge di stabilità, che si chiama collegato fiscale, dovrebbe intervenire direttamente su quelle che invece sono le misure finanziarie per le imprese, per i cittadini, che sono attinenti alle imposte e ai contributi. Però l'argomento che sta introducendo il Presidente, il dottor Carlo, è un argomento molto importante, perché non è una novità assoluta, nel senso che è sempre esistito il discorso della transazione fiscale da quando sono entrate in funzione le alternative al cosiddetto fallimento. Il fallimento è stato svecchiato è diventato liquidazione giudiziale, e si sono introdotte delle misure per cercare di fare in modo che le imprese potessero proseguire anche dopo una crisi. Queste misure che sono state poi... Posso dire una cosa? Scusami Mauro, vorrei dire, perché è importantissimo quello che stai dicendo, tu lo voglio solo sottolineare, che chiaramente noi parliamo di il nuovo saldo e stralcio con il fisco per le aziende. Parliamo di nuovo perché le modifiche che ci sono state comunque in questi giorni sono sostanziali, perché se è vero che esisteva la norma, purtroppo nella pratica sappiamo benissimo che non erano praticabili. Mauro, un accenno velocissimo sul fatto che stiamo anticipando di 9 mesi a questo punto, perché stiamo anticipando il codice della crisi d'impresa che entrerà, o meglio, che dovrebbe entrare in vigore, perché è già stato posticipato più volte, direttamente nell'autunno del 2021. Stiamo facendo nostre delle norme della crisi, del codice della crisi d'impresa. A te Mauro. Sì, il codice della crisi d'impresa è stato approvato a gennaio 2019. Doveva entrare in vigore con il bilancio approvati nel 2020, e in effetti in parte lo è stato, e poi il Covid ovviamente ha costretto a rinviare questo codice della crisi al momento, come orizzonte, a settembre del 2021. Ma proprio nell'ambito di questo nuovo codice di come vengono trattate le imprese, emerge questa novità molto importante. Che cos'è che bloccava la possibilità di evitare i fallimenti e di trovare delle soluzioni ai debiti che le imprese potevano maturare nell'attività di quotidiana di tutti i giorni? Era il fatto che l'Agenzia delle Entrate, Agenzia Entrate e Riscossione, per quelli che sono i tributi sostanziali, cioè l'IRES, l'IRPEF, l'IRAP e poi i contributi previdenziali sostanzialmente, non potevano mai dare pareri favorevoli, perché i funzionari chiaramente erano vincolati alle necessità di gettito, e questo bloccava la possibilità di risolvere, di ridurre questo debito enormemente, perché ovviamente le agenzie entrate, le agenzie entrate di riscossione e l'INPS davano sempre delle soluzioni negative, davano dei pareri negativi. Quindi Mauro, voglio fare una domanda, perdonami, perché così cerchiamo di capirci bene. Un'azienda che era in difficoltà e quindi voleva presentare un concordato preventivo, o comunque anche a seguito ovviamente di un'istanza di fallimento in tribunale, perché chiaramente non riusciva più a sostenere i propri debiti, immaginiamo debiti con i fornitori e debiti con il fisco, che cosa accadeva, su che cosa poteva nella sostanza, quindi
tralasciamo quello che si sarebbe potuto fare, nella sostanza su che cosa poteva incidere come riduzione di debiti. Sì, beh, allora il problema grosso è proprio questo, mentre ci sono le misure sono diverse a seconda che c'è un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione del debito, ma sostanzialmente il punto è che mentre con i fornitori, le banche, generalmente si possono trovare accordi che arrivano a pochi punti percentuali, a volte anche se sono, diciamo, non voglio entrare nello specifico, ma se sono crediti non assistiti da garanzie anche al 10-11%, e invece il problema è che i debiti fiscali e previdenziali non si potevano ridurre neanche di un 1%, quindi quelli al 100% stavano, per cui dovevi non pagare gli altri, ma dovevi per forza pagare il fisco e la previdenza. Oggi ecco, sottolineiamo la grandissima differenza, Mauro. Certo, la grandissima differenza è questa, che col decreto legge 125 dei primi di ottobre, poi trasformato in legge numero 159-2020, dal 4 dicembre è stata introdotta questa norma. Tutti coloro che presentano un concordato preventivo, un accordo di ristrutturazione, hanno diritto a chiedere anche la transazione fiscale a saldo e stralcio, come lo chiamiamo noi, dei debiti fiscali e dei debiti previdenziali. Perché questo? Perché ovviamente ci sono delle condizioni da rispettare, ma a certe condizioni il tribunale deve omologare lo stesso il concordato o l'accordo, quindi deve accettare le percentuali ridotte anche a carico del fisco e della previdenza. Qualora colui che fa l'attestazione al piano, adesso è una questione un pochettino più tecnica, ma è molto semplice, quando il professionista che deve attestare che il piano aiuterà a risolvere il problema e a pagare i debiti in futuro, ovviamente è un piano che ha più valore rispetto al fallimento, e quindi che se quell'azienda fallisse non prenderebbe più niente nessuno, e allora a quel punto anche i debiti fiscali e previdenziali devono essere ridotti, ed è il giudice che decide e non più l'Agenzia delle Entrate e l'INPS. E questa è una norma veramente incredibile, no? Perché Mauro, una domanda, perché si è sempre parlato della problematica, ad esempio, dell'IVA rispetto all'IRES e all'IRPEF. Tradotto, ovviamente si è sempre immaginato che comunque, teoricamente, parlando di IRES, era possibile, teoricamente, lo ripeto, ottenere una riduzione, poi nella sostanza non avveniva. Per l'IVA invece, fino a un po' di tempo fa, quindi sto anticipando un po' la risposta, si è sempre detto che non si poteva agire sulla riduzione. Adesso invece... Allora, la motivazione per la quale faceva differenza l'IVA rispetto alle imposte dirette è che sappiamo che l'IVA è un tributo cosiddetto armonizzato, quindi in teoria è un'imposta sulla quale l'Italia non può disporre, perché deve disporne l'Unione Europea, il Parlamento Europeo. Pertanto, ovviamente, l'Agenzia Entrate diceva: no, io l'IVA non te la posso togliere, perché siccome è di disponibilità europea, io non posso prendermi la responsabilità di decidere per un altro soggetto. Invece, con una sentenza della Corte Costituzionale, mi sembra la 245 del 2019, quindi un anno e mezzo fa circa, è intervenuta questa sentenza in cui la Corte Costituzionale dispone che anche l'IVA, anche se è un tributo armonizzato, è comunque disponibile per la cosiddetta, si chiama falcidia, cioè per la riduzione a percentuali molto ridotte, qualora questo ovviamente sia sempre vantaggioso piuttosto che lasciar fallire l'azienda. Quindi un anno fa la Corte Costituzionale ha detto che teoricamente, perché ricordiamoci, fino a qualche giorno fa era teoricamente, era possibile fare una transazione fiscale non più solo con l'IRES, ad esempio, ma anche con l'IVA. Detto ciò, fino al 4 dicembre del 2020, diciamo che era assolutamente residuale, cioè, l'idea di ottenere un risultato del genere, mentre oggi stiamo anticipando, e questo è sicuramente qualcosa di assolutamente positivo per le aziende, qualcosa che si prevedeva e che si prevede nel codice della crisi d'impresa e che entrerà teoricamente in vigore a ottobre dell'anno 21, quindi del 2021. Mauro, però, tutti possono richiedere la transazione fiscale all'interno di un concordato preventivo? Cioè, che requisiti deve avere un'azienda? Allora, beh, intanto diciamo che si applica anche ai concordati in corso ad oggi, quindi comunque dal 4 di luglio quest'anno è applicabile immediatamente. Quindi i requisiti sono questi: intanto si deve trattare come soggetto, requisiti soggettivi,
si deve trattare di un imprenditore che esercita un'attività commerciale, quindi un'attività che teoricamente è soggetta al fallimento. Per sapere se la propria attività sia soggetta al fallimento ci sono dei requisiti oggettivi. I requisiti oggettivi sono che nei tre esercizi precedenti rispetto a quello nel quale viene effettuata la richiesta, l'istanza di fallimento o la presentazione del concordato o dell'accordo di ristrutturazione, non venga superato neanche uno di questi tre limiti. Il totale dell'attivo patrimoniale che cos'è? È il totale dei beni che abbiamo in azienda, beni strumentali, rimanenze, crediti, conti correnti bancari, cassa. Il totale di questo, alla fine di quei tre esercizi, non deve essere superiore a 300.000 euro. I ricavi lordi, cioè i ricavi che abbiamo fatturato, il fatturato dell'anno, non deve essere superiore a 200.000 euro, e i debiti complessivi non devono essere superiori ai 500.000 euro. Se siamo teoricamente sotto questi valori non siamo soggetti fallibili e in teoria a noi non si applicherebbe il saldo e stralcio. Se superiamo uno qualsiasi di questi elementi siamo un soggetto fallibile e quindi si applica la norma sul saldo e stralcio. Adesso Mauro, vorrei coinvolgere anche Simone per fare un ragionamento assolutamente importante. Allora, ovviamente stiamo parlando di aziende in crisi che devono presentare una proposta di saldo e stralcio, la chiamiamo noi comunque per le imprese, di transazione fiscale, laddove devono prevedere un pagamento sia magari ridotto o anche rateizzato dei debiti con il fisco. Abbiamo detto che non vale più solo per i debiti delle imposte dirette, ma anche i debiti per le imposte indirette come l'IVA. Domanda chiedo a Mauro e a Simone, ma è opportuno quando ci si presenta con una proposta aver ben chiara la propria situazione debitoria e magari comunque aver anche impugnato questo debito? Sì Carmine, infatti mi hai tolto proprio, stavo per intervenire proprio su questo argomento. Innanzitutto volevo dire che questo strumento della transazione fiscale, come diceva giustamente Mauro, esiste già da tanto tempo. Diciamo che oggi era quasi inapplicabile fino ad oggi nei confronti degli imprenditori ed infatti diciamo che in questi anni noi non l'abbiamo quasi mai proposta come soluzione, proprio perché molto molto spesso l'Agenzia delle Entrate e Riscossione dava risposta negativa, e ricordiamoci che un concordato preventivo che fallisce poi l'imprenditore significa che ha un fallimento con tutte le conseguenze che ci sono dietro, quindi era molto molto delicato far affrontare questo percorso. Oggi le cose cambiano totalmente, come Mauro ci ha detto, perché i presupposti sono molto molto interessanti e quindi entra a far parte del nostro pacchetto, quindi all'interno della nostra consulenza, quando verranno da noi gli imprenditori, oltre all'impugnazione delle cartelle esattoriali o degli avvisi di accertamento, entra prepotentemente anche l'opportunità della transazione fiscale. Perché questo? Perché si intreccia molto molto tantissimo con gli strumenti che noi già oggi proponiamo alla nostra clientela, in particolare quello dell'impugnazione delle cartelle esattoriali. Perché è fondamentale, prima di intraprendere il percorso della transazione fiscale, comunque del concordato preventivo, impugnare le cartelle esattoriali quando ovviamente ce ne sono i presupposti. Ma in questo caso, anche se i presupposti non sono proprio così chiari, allora se è finalizzato poi a un futuro concordato preventivo, vale magari comunque la pena prendere questa decisione di impugnare le cartelle. Perché? Perché quando il giudice prima e l'agenzia delle entrate prima e il giudice poi devono valutare un debito fiscale, una cosa è rendere quel debito certo, liquido ed esigibile, quindi significa che non è contestato. Altra cosa, e cambia proprio tutto il mondo, è far vedere che quel debito è contestato, che quindi in tribunale potrebbe anche essere annullato totalmente perché ci sono dei vizi. A questo punto l'agenzia delle entrate prima e la discussione prima e il giudice poi possono valutare delle percentuali di pagamento molto molto inferiori rispetto al caso in cui il debito non è impugnato, proprio perché lì ci sono delle certezze. Quindi il giudice dice ok, quel milione di euro ormai è liquido ed esigibile, quindi non te lo posso defalcare più di tanto. Cosa diversa è dire c'è il rischio di perdere tutto,
almeno portiamoci a casa un 10%. Quindi le percentuali possono variare veramente in maniera considerevole a seconda che si è impugnato questo debito davanti all'autorità giudiziaria oppure non si è impugnato. Questo per dire cosa? Che prima di procedere col concordato preventivo è fondamentale intraprendere una consulenza sul proprio debito con l'Agenzia delle Entrate e Riscossione. E quindi è assolutamente necessario fare un estratto di ruolo e rendersi conto in maniera esatta della propria situazione debitoria con l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, ma anche con l'Agenzia delle Entrate per eventuali avvisi di accertamento che stanno per arrivare o che sono arrivati nell'ultimo periodo. Allora Mauro, vorrei chiedere un'altra cosa. Il codice della crisi d'impresa come DNA ha un atteggiamento completamente diverso rispetto alla legge fallimentare. Nel senso, la legge fallimentare, per come era nata, quindi da un punto di vista storico, mi permetto ovviamente di semplificare, di banalizzare, era quasi punitiva. Cioè si voleva comunque andare a punire quello che era il fallimento, questa parola orrenda, imprenditoriale, senza comprendere che invece era più opportuno comportarsi ed atteggiarsi nei confronti di una crisi d'impresa esattamente come sembra che si voglia fare con il codice della crisi d'impresa. Quindi si passa da un atteggiamento punitivo ad un atteggiamento sostanzialmente di sostegno nei confronti in particolar modo della continuità aziendale, vista l'azienda come asset da un punto di vista anche sociale. Con questo cosa voglio dire, Mauro, che una valutazione fondamentale che dovrà essere fatta, e ti chiedo anche da chi, relativamente poi al tribunale, è la differenza fra il poter vendere un patrimonio di un soggetto fallito e quindi poter pagare a questo punto con un soggetto fallito i debiti con lo Stato rispetto invece ad una liquidazione un poco più pilotata e governata. Sempre a questo punto, mi permetto di dire, nell'interesse duplice dell'imprenditore e del fisco. Sì, beh, Carmine, allora qui il punto è questo qua, che tendenzialmente il fallimento nasce come soluzione punitiva per quell'impresa che non rispetta il mercato e quindi deve essere esclusa dal mercato per non fare più danni. Nasce in questo modo anche perché la legge sul fallimento è del 42, quindi siamo ancora in pieno periodo fascista e ovviamente il mercato, l'impresa, il nostro codice civile ha una derivazione dal codice commerciale francese. Quindi sostanzialmente si cerca di capire che le imprese sono fondamentali per il mercato, per cui danneggiare un'impresa vuol dire fare un danno al mercato e alla vita di tutti i cittadini. Esce adesso, è qualche anno comunque dal 2012 che il fallimento non esiste più come soluzione punitiva, esiste un'alternativa che si chiama liquidazione giudiziale. Se tu non ce la fai andare avanti, interviene il tribunale con degli specialisti, dei curatori, dei commissari giudiziali, dei giudici che prendono la tua impresa e cercano di portarla a una soluzione migliore possibile per tutti quelli a cui l'impresa deve dei denari, in maniera tale che impatti il meno possibile ad esempio sui licenziamenti, quindi salvare i posti di lavoro, cercare di pagare tutte le imposte che sono sospese, cercare di pagare i fornitori che hanno fornito soprattutto le merci. Quindi c'è tutto un insieme di considerazioni che devono essere fatte per poter evitare che comunque l'economia sia danneggiata di più dal fallimento che non dal tentativo di salvare l'azienda. Ecco dove nasce il codice della crisi, che nasce nel 2019 e con questa legge di gennaio 2019 addirittura per monitorare le imprese prima che la crisi possa diventare irreversibile. Ecco perché è stata posticipata la norma, perché in questo momento col Covid io penso che almeno un 40-45% di imprese in crisi purtroppo lo troveremo. E c'è da dire, Mauro, che nel codice della crisi d'impresa, se da un lato ci sono delle grossissime novità positive, dall'altro diciamo che un po' più di attenzione andrà fatta proprio su quello che stai dicendo tu. Senza entrare nel merito, perché chiaramente è abbastanza complesso, però era proprio, ti volevo chiedere di arrivare a spiegare con calma l'aspetto principale, la dimostrazione di come poter vendere un patrimonio sia più utile rispetto a liquidarlo durante il fallimento. Esatto, il punto è proprio questo, quello che stai dicendo te, e cioè oggi noi dobbiamo cercare di vedere se un'azienda riesce, superata la crisi, a continuare, quindi si chiama con contratto in continuità,
piuttosto che a dover liquidare tutto il patrimonio e chiudere l'azienda definitivamente. In entrambi i casi esistono questi strumenti alternativi che consentono di chiudere l'azienda nella maniera migliore possibile, salvando tutti i rapporti col mercato e dando la possibilità all'imprenditore comunque di ricominciare, e invece salvare l'azienda con tutti i posti di lavoro, tutto quello che ne consegue, in una continuità aziendale, per dimostrare che nei 5 anni successivi potrà produrre abbastanza utili per poter pagare tutti i debiti ridotti alla misura in cui si possono ridurre. Ecco il segreto fondamentale proprio qui, e cioè se dal bilancio e dall'attività che si svolge si vede che la crisi ovviamente è intervenuta per tanti motivi, anche quello del Covid, la cosa fondamentale è capire se quell'azienda può ancora produrre sufficiente economia, sufficiente denaro, sufficiente reddito per continuare la propria attività. Allora uno dice, bene, ce la fai, ok, ti riduco i debiti al 10% e tu mi dimostri che in 5 anni li paghi, io ti lascio andare e ti faccio continuare. Questo quindi è l'effetto. Dato preventivo più transazione fiscale, quindi vediamola insieme, permette una riduzione sostanziale di quella che è la propria massa debitoria nei confronti dei fornitori commerciali, così come nei confronti finalmente del fisco, per poter ripartire, come giustamente dici tu, alleggeriti, chiaramente salvaguardando tutto quello che è l'impianto produttivo e ovviamente anche occupazionale, che ha un valore enorme, in particolar modo poi in un momento di crisi come questa, dove è difficile chiaramente poter far ripartire il mercato e quindi i posti di lavoro. Ricordiamolo, giustamente sottolineava prima Simone, vai Simone. Sì, no, volevo dire che la cosa molto molto interessante è che questo sconto già sostanziale di cui parlavi tu, almeno per quanto riguarda la parte relativa al fisco, è già defalcata inizialmente di tutte le sanzioni e gli interessi. Quindi è veramente uno sconto molto molto importante, perché sappiamo che normalmente con un avviso di accertamento di 100.000 euro tra sanzioni e interessi siamo al 40-50%, quindi già si parte da una cifra molto inferiore che poi viene ulteriormente scontata. Quindi è un'opportunità veramente senza precedenti per gli imprenditori. Allora, io direi, se siete d'accordo, Mauro e Simone, che oggi abbiamo parlato per la prima volta in maniera un po' più approfondita della transazione fiscale, che noi definiamo il saldo, il nuovo saldo e stralcio per le aziende. Il nuovo perché fondamentalmente, sebbene è comunque riversato in una norma vecchia, non è mai stato possibile applicarlo. Quindi diciamo che fondamentalmente è nella sostanza una norma assolutamente nuova. E come giustamente dicevi tu, Mauro, vale già comunque per le procedure in essere al 4 di dicembre del 2020. Quindi bisogna assolutamente verificare, ma come diceva Simone, per amplificare al massimo quelli che possono essere i risultati di una riduzione dell'importo fiscale da pagare anche nel tempo, è opportuno fare una giusta verifica, e laddove ci siano i presupposti, e spessissimo ci sono, lo vediamo anche grazie al libro che sarà in uscita, terza edizione nel 2021, Liberati da Equitalia, pieni di vizi purtroppo nella gestione del debito tributario, questo permette una riduzione maggiore.